Emozioni ce ne sono, emozioni tante, sensazioni normali, sensazioni positive. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra, secondo me, organizzata, una squadra forte, che ultimamente si è ripresa. Ha cambiato molto nel mercato invernale, è allenata da un allenatore esperto, che conosciamo tutti, quindi. È una partita dura, una partita dura. No, voglio vedere questo, voglio vedere l'atteggiamento di una squadra che sa che non sta vivendo un momento positivo. Dobbiamo essere consapevoli della situazione di classifica che abbiamo e dobbiamo avere la voglia di tirarci fuori da questo momento il prima possibile. Io l'ho detto domenica a fine partita, non possiamo pensare ad arrivare in alto se prima non ci togliamo dalle zone basse della classifica. Il nostro obiettivo adesso è fare un passo alla volta, cercare subito di fare il risultato a Giulianova, sapendo che è una partita difficile, però abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Ma no, non cambia poco, è normale che vai a affrontare quando giochi fuori casa, vai sempre a giocare in una struttura, in un campo che tu non conosci, però secondo me le motivazioni sono sempre le stesse. È una partita uguale, è una partita come è la stessa partita che come se la dovessimo giocare in casa. Noi abbiamo sempre lo stesso obiettivo, dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti perché è tanto che manca a questa squadra, è tanto che a questa squadra manca la vittoria perché. Se non sbaglio, l'ultima vittoria che abbiamo fatto noi è stata con il Porto San Delpidio fuori casa, quindi è vero che per 2 mesi non abbiamo giocato, però dobbiamo a tutti i costi cercare la vittoria perché quando vinci poi ti puoi allenare con più serenità, con più tranquillità e acquisti sicuramente più fiducia.